Ciao figliole e figliole, belli di papà, siamo qua, santi tutti, siamo qui a Colonia per la Gamescom 2024, pieni di energia e gioia, e abbiamo deciso di fare per voi un video delle aspettative della Gamescom con i nostri giochi più attesi e la roba che potremmo decidere di provare sullo show floor. Ok, la fiera comincia domani, oggi c'è però l'opening night live, quindi facciamo un video di aspettative. Domanda un po' a tutti quanti, cosa vi aspettate anzitutto dall'opening night live di stasera? A parte un lungo show di 2 ore. No, il problema sai, come sempre, è quello di ricordarci quel che possiamo dire e quello che non possiamo dire. E noi non ce lo ricordiamo perché siamo dei vecchi rincoglioniti. Però ecco, sicuramente di cose belle ne vedremo. Abbiamo anche diverse conferme di cui possiamo parlarvi, di giochi che vedremo anche durante la fiera. E tra questi naturalmente ci sono quelli che chiaramente sono attendiamo i nostri preferiti, più, no? Quindi intanto lo sappiamo tutti che tu stai aspettando tantissimo. Io sono qua letteralmente solo per Monster Hunter Wilds. Poi... cioè, mi hanno fondamentalmente ingannato con questa cosa. Non io è so vero, già, mi io piace so già, pure Path of Exile. No, è vero, però io so già che avrò la botta di culo che tipo vado a vederlo e annunciano la demo il giorno stesso, che me la potevo giocare a casa, no? Quindi mi sono fondamentalmente fottuto con le qui ha un altro sapore, incontri gli sviluppatori, ci parli, è diverso. Non so chi incontro, tra l'altro, cioè vorrei incontrare Riozzo, perché io gli voglio bene a Riozzo, che è il producer storico, che però non è più il producer di Wilds, perché è un Hammer Bro come me, quindi gli voglio bene. Però cosa vuol dire? Un Hammer Bro. Un Hammer Bro, usa il martello. Ah, e quindi in tutti, allenare, in tutti i sensi. Ma perché per aprire le noci, perché, lui usa il perché devi capire, tutti gli sviluppatori di Monster Hunter hanno l'arma preferita. Eh beh, certo. E Riozzo è un Hammer Bro. Cioè, quando gioca le demo è un martellatore. Ho capito. Quindi... e tu invece sei un... martellatore. Anche te. Io sono invece un cornista, come si dice? Un cornuto, ben felice di esserne. No, però in generale Monster Hunter Wilds è ovviamente il gioco che attendo di più nella fiera, ma ne ho altri due, prima di passare ai vostri bellissimi. L'altro è Path of Exile 2, che sembra una figata pazzesca, ogni volta che lo si vede sembra più figo, e l'altro è il mio gioco meme, che è Crimson Desert, perché non so se riuscirò a provarlo per una questione di incastri, ma io tutte le volte vedo quel trailer, cioè c'è tutto, ragazzi, c'è il wrestling, ci sono le scalate sui mostri, pieno stile coreano, le carte, è WarioWare praticamente, la pesca, i puzzle, Super Mario infilato in un angolino, la pesca è il frutto, la pesca è l'attività. No, per me sono questi tre quelli che voglio vedere nella fiera, che mi ringalluzziscono. Poi non so, ringalluzziscono, no, sì, perché io ho comunque un certo vocabolario, capito? Certo, quindi lo dobbiamo dimostrare ogni giorno. Ma voi cosa aspettate? Io sicuramente per forza di cose aspetto molto Sonic Cross Shadow Generations, perché insomma è il mio supereroe prefe. Come sapete, anche la mia altra identità. Sono molto curioso perché sono un grande stimatore del brand, lo adoro da sempre, e la presenza di Shadow secondo me è quel plus molto cool. Ogni che volta me... che c'è Shadow è sempre un grande gioco, guarda. No. C'è un 80% di probabilità. Soprattutto quando è lui da solo. È la volta buona. Senti, prima di lasciare a Vincenzo, io e i miei tre, vabbè, naturalmente Half-Life 3, poi... No, a parte gli scherzi. Civilization 7, ragazzi, è un gioco che aspetto. Stalker 2 è un gioco che aspetto. Logicamente c'è Dune Awakening, che è questo nuovo gioco di Funcom, questo anche tentativo di riportare in auge certi stili di gioco che ricordano i vecchi MMO, quando gli MMO erano anche un po' una sorta di Second Life, no? Non solo quei Luna Park che attraversi, porti alla fine e poi aspetti la prossima espansione. Ma invece Ara ti stuzzica? Ara l'ho giocato lo scorso anno. E devo dire molto interessante, però certo si deve scontrare con Civilization 7. E quindi questo è quanto. Io se ne posso dire altri due, così facciamo
tutti e quattro tre. Posso anche citare Age of Mythologies, che ritorna in grande forma. Sono molto curioso di come lo avranno aggiornato e se sarà ancora in grado di interessare e intrigare il pubblico di amanti degli RTS, quale sono io. E poi l'ultimo titolo che vorrei citare è Neo Berlin 2087, questa avventura cyberpunk di cui si sa ancora poco, ma ovviamente da grande fan della fantascienza e di Blade Runner io nutro qualche speranza. Okay. Io ho hype altissimo per Ambulance Simulator. È vero. Simulatore. Preso siamo in Germania, che è la patria dei simulatori, magari anche delle ambulanze, sicuramente dei giochi simulativi, dei gestionali, eccetera. E c'è questo simulatore stupidissimo di ambulanze. Non lo so, sono curioso. In realtà era un appuntamento di Serino, ma lo farò io. E appuntamenti di Serino comunque sono stati ridistribuiti come pani e pesci a gente l'ultimo giorno, perché Francesco va via prima, quindi quelli li dobbiamo fare noi. E allora io aspetto sempre il mio giro tra i giochi indie, perché la Gamescom è anche il posto dove scopri cose nuove che non conoscevi. Mi era rimasto un po' qui Slithered, perché alla Summer Game Fest non abbiamo potuto provarlo, non avevamo l'appuntamento, quindi se è qui mi piacerebbe approfondirlo. Ricordiamo che, perché poi è un nome un po' così oscuro, no? È il nuovo gioco dell'autore di Silent Hill. Di Silent Hill con Bokeh Studio, si è visto il gameplay, che ha una componente action che sta facendo discutere, però sicuramente l'immaginario è particolare, sto horror giapponese. E poi ci sarà l'appuntamento immancabile con Dragon Ball, Sparking Zero, che ormai lo vediamo a ogni singolo evento della Summer Game Fest, c'è stato hanno presentato un altro trailer all'Evo. Anche sappiamo, hanno 120.747 personaggi da presentare, quindi ne hanno uno ogni volta, fondamentalmente i trailer possono sprecarsi. No, che poi tutte le volte le persone vogliono solo sapere se c'è GT al lancio oppure se sarà un DLC, cose di questo tipo. Molto probabilmente vedremo il trailer della saga di Boo, visto che stanno andando in ordine, è uscita la saga di Saiyan, quella di voce Daimao, che dovrebbe essere l'ultimo con cui ha lavorato Toriyama, insomma. Daima, non Daimao. Daimao vuol dire un'altra roba, Daima. Però è questo percorso di avvicinamento all'uscita, quindi ci saranno gli sviluppatori, insomma, vediamo se c'è qualche altra sorpresa. Onestamente non credo che annunceranno i personaggi di GT, però c'è questo, poi c'è il Tokyo Game Show, dopodiché il gioco uscirà, quindi manca poco. Direi che ci siamo, noi stasera per l'Opening Night Live la seguiremo live su Twitch e durante ogni giorno faremo dei collegamenti sul canale Twitch di Multiplayer, quindi seguitelo assolutamente, così vi raccontiamo un po' di retroscena, quello che giochiamo, che abbiamo provato. Allo stesso modo faremo una cosa simile sui social, seguite il canale Instagram perché pubblicheremo stories, contenuti direttamente dalla Gamescom man mano che proviamo i giochi, assistiamo alle varie presentazioni. La fiera comincia ufficialmente domani, quindi grazie mille a tutti quelli che decideranno di seguirci e speriamo di divertirci, speriamo in una bella Gamescom. Alla grande! Ciao!